Oggi cercheremo di riflettere in un modo molto, spero, leggero e non accademico sul tema famosissimo del rapporto tra cinema e letteratura. Spesso i ragazzi confondono, per esempio, il romanzo con il libro, dicono sempre il libro era meglio del film. Ecco, innanzitutto, a questo livello proprio didattico, non parlate di libro, semmai un romanzo è un'altra cosa, un libro può essere anche un libro di ricette. Voglio smentire la classica vulgata che prevede, per esempio, che il libro sia sempre migliore del film. Ho letto, ho visto il film, ma non è come... Ecco, non bisogna fare un paragone su bello, non bello, brutto, non brutto. Sono due linguaggi completamente diversi che spesso non dialogano insieme ed è proprio la differenza dei due linguaggi che crea anche l'interesse per chi conosce e vede entrambe le produzioni. Ecco, quindi non cercate la coppia, l'imitazione, sono due cose diverse. Ci sono, diciamo, degli espedienti narrativi che non sono traducibili nel cinema, no? E che quindi impongono delle scelte. Questo è un elemento molto interessante che poi alla fine si risolve, no? All'uscita dal cinema con quello che dice: secondo me era meglio il libro, no? Forse è meglio il film. Ma in realtà ogni volta che si scrive un film tratto da un romanzo, chi lo scrive deve fare delle scelte. Quando a me è capitato la variante di Lüneburg, che poi non si è fatto, e se avessi seguito il romanzo, dopo 5 minuti avevo svelato tutto e quindi di conseguenza ho dovuto rimontarlo al contrario, no? Ecco, per dire come poi le cose cambiano, o addirittura come bisogna a volte semplificare ed eliminare, no? Il ruolo del regista è chiaramente un ruolo importantissimo, perché è colui che in qualche modo crea e inventa, da un punto di vista chiaramente narrativo, parliamo di cinema chiaramente, non narrazione letteraria, deve portare in immagine e suono quello che è scritto su una pagina bianca e quindi lo fa ricreando la cosiddetta illusione filmica, chiamiamola così, che è in realtà poi il gioco che si crea con lo spettatore, cioè quello di far credere allo spettatore che sta assistendo a qualcosa di realistico. Ovviamente non ci dimentichiamo che chi guarda è consapevole che sta guardando qualcosa di ricostruito, ma il gioco è anche questo, no? Nel senso che in questo caso noi assistiamo a una scena anche abbastanza violenta, no? Ne abbiamo magari paura, ma non è che scappiamo dalla sala perché vediamo, vi capita spesso sicuramente di vedere dei film dell'orrore, dove sono scene di paura, sentiamo la paura, avvertiamo paura, ma non è che scappiamo dalla sala. Buonasera Ostiglia, buonasera, grazie, benvenuti al Teatro Mario Monicelli, nona edizione del premio Ostiglia, Arnoldo Mondadori, un libro, al cinema, viva il cinema e viva la letteratura. Parto subito con dei grazie soprattutto a voi che avete vinto un po' la pigrizia al divano del sabato sera davanti alla televisione e anche un po' di pioggerellina per venire al Teatro Monicelli. L'aspetto fondamentale, si conclude questa sera, è proprio quello di mettere in relazione, riflettere il rapporto tra i libri, tra il cinema e l'editoria, ma deve essere anche soprattutto un momento, e questo a cui noi crediamo molto come comune, un momento di condivisione delle cose tra chi fa cultura, quindi gli autori, sceneggiatori dei libri e dei film, e chi invece questa cultura la fruisce, che siamo noi. Quindi vogliamo fare in questo momento un momento di cultura per Ostiglia. La madre di Gae, davanti a una birra scura, le aveva detto: quando la vita s'accorcia, abbassi le penne. Subentra un grande freddo. S'era confusa con il film, aveva riso. Un grande affetto, volevo dire. Daniela, non hai mangiato? No. Ho fame.
ha avuto un suo successo particolare, trovo che sia Sergio Castellitto, forse anche perché marito dell'autrice di Margaret Mazzantini del libro, è riuscito a trasporre cinematograficamente al meglio la trama e il romanzo. Il risultato è stato ottimo. Io sono stato felicissimo di esserci nel film, anche se è una piccola parte, però significativa. E essere qui a Ostiglia a rappresentare il film mi dà una grande soddisfazione. Per la gente Adolfo non esiste più, c'è soltanto Adolf, Adolf Hitler, è così, non ne puoi fare un'astrazione, nessuno penserà a Benjamin Constant, ma a Mein Kampf, Vincent. Allora quello che conta è ciò che pensa la gente, Pier, esattamente, Vincent, anche se si sbagliano, Pier, è un imperativo categorico, un principio che non si discute perché è moralmente giusto, la massima della nostra azione dovrebbe divenire regola universale, e Vincent, e se io non fossi d'accordo? Pier, hai letto Benjamin Constant? E ora leggi Kant, i fondamenti della metafisica dei costumi, vedrai che è appassionante. La selezione è molto interessante perché sono tre film completamente diversi, e tre stili completamente diversi, e quindi tre linguaggi anche di tre modi di interpretare cinematograficamente delle opere di narrativa. È sempre interessante ogni anno venire qui a Ostiglia per capire anche insomma che cosa propone di nuovo il cinema e quanto riesce a pescare bene nella narrativa, nella letteratura. Vince il premio Suburra, scritto da Carlo Bonini e Giancarlo De Catanzo, da cui è tratto Suburra di Stefano Sollo. La gioia di Piazza Esedra era stata prosciugata da un'ansia contagiosa. Gli elicotteri di polizia e carabinieri che seguivano dall'alto quel fiume umano rimandavano le immagini aeree sui monitor della sala operativa interforze della questura e sulla diretta di Sky si fecero minacciosamente sempre più bassi. Oggi pomeriggio si è tenuta una bellissima tavola rotonda con molti ospiti, scrittori, editori e un blogger del territorio mantovano. Abbiamo parlato di editoria, quindi abbiamo parlato delle difficoltà dei giovani scrittori di pubblicare. Serve una maggiore professionalità e molto probabilmente una pazienza maggiore nel desiderio di proporre i propri manoscritti. È necessario lavorarli meglio, lavorarli con più cura e sicuramente le occasioni arriveranno.